Anticipazioni il segreto. Trama puntate dal 26 ottobre al 1 novembre 2020. Pablo incontra sua madre. Lunedì 26 ottobre 2020. Camelia dispersa a causa degli incendi che si sono propagati misteriosamente nei terreni di Franziska viene ritrovata. La piccola è in gravi condizioni, ma i medici stabiliscono che si riprenderà. Marcella è disperata e crede che Maurizio ne sappia qualcosa. Lui giura di non essere coinvolto nella faccenda. Filiberto e il sindaco vengono quasi alle mani quando il sacerdote insinua che ciò che è successo a Camelia dipende dall'ateismo dei suoi genitori. Rosa esce di casa di notte e non fa più ritorno. Marta lancia l'allarme. Adolfo intuisce dove possa trovarsi la sua promessa sposa. Urrutia incontra Alberto Santos, un giornalista che indaga su un incidente avvenuto anni addietro presso la fabbrica di Bilbao del Sorozabal. Damian si sente molto frustrato e si chiede se il rischio che sta correndo con Alicia sia di qualche utilità. Thomas si presenta alla locanda per interessarsi alla salute di Camelia. Qui incontra Marcella che gli consiglia di voltare pagina e di dimenticarla. Campunzano dice a Eulalia che Franziska la crede morta e che nessuno sospetta di lei. La matrona si apre con Maurizio. Crede che dietro agli incendi vi sia la mano di Isabel de los Visos. Martedì 27 ottobre 2020. Isabel si prepara per una passeggiata. Arriva Makeda che desidera ardentemente fare l'amore con lei e le fa pressioni per scoprire perché si è recata a Parigi. Isabel gli suggerisce di dimenticarla. Maurizio sente che Franziska è tornata ad essere se stessa e accetta felicissimo l'ordine di rovistare tra gli effetti personali della marchesa. È rischioso, ma la Montenegro gli assicura che farà di tutto per distrarla e per spianargli la strada. Rosa ricompare a casa. Dice di essere andata a fare una passeggiata che all'improvviso è arrivato il buio ed è caduta. Ha bisogno di riposare e chiede ad Encarnacion di non essere disturbata. Marta e Adolfo sono stati fuori tutta la notte a cercare Rosa e al loro ritorno è Carolina ad aggiornarli. Dice che Rosa non vuole vedere nessuno. Adolfo dice di lasciarla riposare. Troverà il momento giusto per parlarle. Ignazio incontra Alberto Santos e gli spiega che ciò che è successo al Bilbao è già stato chiarito a tempo debito. Manuela torna dall'ospedale e sembra essersi ripresa alla grande. Campunzano informa Eulalia che tutto è pronto per il loro piano. Chi cadrà nella loro trappola? La marchesa o Thomas e Adolfo? Mercoledì 28 ottobre 2020. Maurizio conferma i suoi sospetti a Mattias. Tutte le terre che sono state incendiate appartenevano a Franziska e successivamente sono state acquistate dalla marchesa. Ne mancava solo una, quella che poi è stata avvolta dalle fiamme, nel mentre Camelia stava passeggiando. È un errore che non può perdonarsi. Manuela e Ignazio cercano di convincere Rosa a spiegare cosa è successo. Adolfo e Marta non sanno quando o come confessare la loro storia d'amore alla ragazza. Un cameriere consegna un biglietto a Pablo. Qualcuno vuole vederlo. Il centeno stupito incontra così Maria Jesus, sua madre. Montalvo incrocia Alicia e cerca di fare una passeggiata con lei. Adolfo si sfoga con il fratello, vuole trovare il momento giusto per lasciare Rosa. Montalvo li sorprende informandoli di aver chiesto un appuntamento alla Urrutia. La marchesa fa visita a Rosa e le confessa cosa c'è tra Adolfo e Marta. Antonita informa Adolfo che Thomas e Makeda hanno subito un incidente in macchina. Marcella e Mattias commentano quanto sia strana l'assenza di Raimundo. Antonita alimenta l'angoscia di Dolores per la scomparsa di Tiburcio. Costui appare all'improvviso ed è sordo. Giovedì 29 ottobre 2020. Isabel mette Marta in cattiva luce di fronte a Rosa. Pablo abbraccia la donna che afferma di essere sua madre e molto nervoso, ma Maria Jesus gestisce la situazione con molta disinvoltura. Ignazio scorge Marta e Adolfo in stretta intimità. Le loro scuse sono inutili. Il Sorozabal caccia Adolfo di casa e chiede spiegazioni a sua figlia. Antonita informa la marchesa dell'incidente. Makeda conferma alla marchesa che la macchina è stata manomessa con un intento ben preciso e Isabel ricorda la visita di Maurizio a Franziska avvenuta il giorno prima. Mattias e Marcella speculano su dove possa trovarsi Raimundo.
credono di poterlo localizzare grazie all'aiuto di Kelo, la centralinista. Don Filiberto viene misteriosamente aggredito da due uomini incappucciati, che lo trascinano in un angolo. Damian e Alicia confermano che Matthias ha fallito. Il capitano individua il sacerdote disteso a terra, in una pozza di sangue. L'uomo è gravemente ferito, ma respira ancora. Campunzano informa Eulalia che l'incidente non è stato fatale, come previsto. La signora rimpiange il fallimento dell'operazione, ma resta fiduciosa, prima o poi ognuno avrà quel che si merita. Venerdì 30 ottobre 2020. La Marchesa e il Macheda si chiedono se il sindaco e Franziska abbiano sabotato l'auto. Marcella chiama Thomas per sapere come sta. Adolfo spiega a suo fratello che il solo Zabal ha sorpreso lui e Marta in stretta intimità. Franziska ordina a Maurizio di interrompere il compito di esaminare gli effetti personali della Marchesa. È un rischio troppo alto. Inigo e Isabel informano che l'auto è stata manomessa e che hanno dato ordine di sparare a chiunque si avvicini alla bana. Adolfo e Montalvo vanno in una sala gioco e passano tutta la notte a giocare a carte. Poco prima dell'alba Juan scompare. All'improvviso due uomini irrompono e circondano Adolfo. Vogliono sapere dove si trova il suo amico. Lui non ne sa nulla, ma i due imperterriti e minacciosi lo aggrediscono. Pablo e sua madre rafforzano i loro legami. Manuela cerca di mediare tra Marta e Rosa, ricorda loro che sono sorelle. A un tratto Rosa confessa di essere in dolce attesa. Mattias affronta Marcella. Devono andare avanti per Camelia e perdonarsi gli errori che entrambi hanno commesso. La riconciliazione sembra sincera. Raimundo riesce a lasciare la fattoria dove lo hanno rinchiuso. Sabato 31 ottobre 2020. La SOP non va in onda. Domenica 1 novembre 2020. Montalvo interviene proprio mentre i due uomini stanno per uccidere Adolfo. Quest'ultimo ha perso molto sangue e chiede al suo amico di chiedere scusa a Rosa, a nome suo, e di dire a Marta invece che la ama con tutto se stesso. Franziska si assicura che Maurizio non abbia nulla a che fare con il sabotaggio e gli chiede di prendere precauzioni estreme. Adolfo viene portato in ospedale e Ignazio e Rosa vengono informati dell'accaduto. Isabel arriva chiedendo informazioni e il dottor Clemente la avverte. Potrebbe anche non farcela. Il ragazzo ha bisogno di una trasfusione di sangue e Thomas si offre come donatore. Il dottore informa il marchesino dei rischi che corre, ma a lui non importa. La marchesa irrompe e blocca tutto. Marta e Manuela sono sotto shock dalla notizia che Rosa è incinta e che Adolfo è stato ridotto in fin di vita. Marta, angosciata, vuole correre in ospedale, ma Manuela le chiede di restare in disparte. Carolina coglie l'occasione per raccontare loro dell'arrivo di Maria Jesus, la madre di Pablo. Campunzano si reca da Eulalia per dirle che Raimundo è fuggito e che già ha organizzato una squadra di uomini per acciuffarlo. Anticipazioni Il Segreto. Puntate di dicembre 2020. Begonia attenta alla vita di Manuela. Mossa da una folle e cieca gelosia, Begonia spingerà la buona governante Manuela giù dalle scale della casona, riducendola in fin di vita. Desiderosa di porre fine alla sua esistenza, la moglie di Ignazio coinvolgerà anche Rosa nel suo perfido piano e proprio quando le due staranno per fare del male alla già debole cameriera, ecco che quest'ultima aprirà gli occhi. Nel frattempo Adolfo si accorgerà dei maltrattamenti e delle violenze fisiche che Marta subisce dal marito Ramon, mentre Carolina e Pablo non vedranno l'ora di convolare a nozze. Anticipazioni Il Segreto, puntate di dicembre 2020. Begonia spinge volontariamente dalle scale Manuela. Nelle puntate che ci emozioneranno nel mese di dicembre 2020, l'instabilità psicologica di donna Begonia sarà sempre più evidente e la condurrà a commettere gesti pericolosi. La moglie di Ignazio comincerà a nutrire una forte gelosia nei confronti della governante Manuela, che le sue tre figlie considerano come una mamma. E la donna, ragionando in tal senso, arriverà a una folle conclusione. Manuela, un brutto giorno, le porterà via il marito e, forte di questo convincimento, avrà un unico obiettivo, ucciderla. E nel suo folle piano coinvolgerà anche la figlia Rosa. Un brutto giorno Manuela e Begonia si ritroveranno entrambe sulle scale. La governante ne approfitterà per muovere delle critiche alla signora Strozzaball.
le dirà apertamente che disapprova il modo in cui sta trattando Carolina e Pablo, facendole notare che sta facendo di tutto per contrapporsi al loro matrimonio, cercando di portare dalla sua parte anche il marito. Quanto a Rosa e Marta, invece, affermerà che invece di fare tutto il possibile per favorire la riconciliazione tra le due sorelle, non sta facendo altro che metterle l'una contro l'altra. Begonia, così, mossa dalla rabbia più cieca, non ci vedrà più e spingerà Manuela giù dalle scale, che ruzzolerà a terra priva di sensi. Silenziosamente la signora Soluzabal poi scenderà giù per assicurarsi del ferimento di Manuela, salvo poi cambiare atteggiamento all'improvviso e chiedere aiuto. Carolina, Marta e Rosa giungeranno sul posto e resteranno letteralmente scioccate nel vedere la loro cara distesa a terra. Marta scoprirà che respira ancora e deciderà di avvisare prontamente un dottore. Begonia sarà brava a celare il suo profondo disappunto in merito in quanto la voleva già morta. Ignazio verso sera informerà la sua famiglia che le condizioni di Manuela sono molto gravi, mentre Marta e Rosa vorranno entrambe trascorrere la notte in ospedale per assistere la governante, ma suo padre le bloccherà subito, asserendo che sarà lui a occuparsene. Begonia non nasconderà il suo disagio in merito, nonché la forte delusione per il fallimento del suo piano. Begonia coinvolge Rosa nel suo piano omicidia, ma Manuela si risveglia. Carolina intanto passerà tutto il tempo al capezzale di Manuela, sperando in un suo risveglio, ma Begonia insisterà per darle cambio. E quando raggiungerà il suo scopo, farà un sorriso che non lascerà trasparire nulla di buono. E a tale riguardo gli spoiler annunciano che la donna inizierà a strangolare la povera Manuela, che sarà allo strenuo delle forze. Ignazio per fortuna si presenterà all'improvviso, interrompendo i suoi piani. L'uomo inoltre si occuperà anche di Adolfo e Ramon ai ferri corti. Quest'ultimo, come vi abbiamo già annunciato, scoprirà che il bambino atteso da Marta potrebbe essere del rivale e inizierà a trattare malissimo la moglie e a assumere comportamenti violenti. Ramon, infatti, ritornato nella sua stanza dopo essere stato ammonito dal suocero, non esiterà a sfogare tutto il suo risentimento contro la consorte e quando poi incrocerà la stessa a parlare con Rosa si divertirà ad ascoltare le sue goffe scuse per mascherare le violenze. Adolfo però si accorgerà di tutto e spiegherà a sua madre Isabel, desiderosa di riaverlo alla Habana, che intende restare alla casona. Begonia intanto continuerà a mettersi in cerca del momento giusto per colpire mortalmente Manuela e farà di tutto per restare da sola con lei. La donna, dal momento che Carolina e Marta cominceranno a guardarla con una certa diffidenza, capirà di poter trascinare dalla sua parte solo Rosa, alla quale rivelerà di aver paura del risveglio della governante. E se riferisse ad Ignazio che l'ha spinta dalle scale? La marchesa intanto interrogherà Adolfo sulla caduta di Manuela, ma anche sui suoi recenti problemi con Ramon. Il ragazzo cercherà di essere vago, per non destare troppe preoccupazioni. Poi però, quando incontrerà più tardi Thomas, non esiterà a vuotare il sacco. Nel frattempo la moglie di Ignazio si recherà con Rosa in un posto segreto e le rivelerà che Manuela è una seria minaccia per la sua stabilità coniugale, in quanto è segretamente innamorata di suo marito e intende usurpare il suo posto in famiglia. Ammetterà di averla spinta giù dalle scale per darle una bella lezione e che adesso intende porre fine alla sua esistenza. Preciserà di temere di essere denunciata e di essere ricoverata nuovamente in sanatorio. Per questo le chiederà di aiutarla a ucciderla. Rosa, scioccata, non saprà più che pensare, ma completamente manipolata dalla madre, non le resterà che accettare il compito che la stessa le affiderà. La ragazza inoltre cercherà di aizzare Ramon contro Marta e di alimentare il suo disprezzo verso la sorella. Carolina invece continuerà a fare rose i progetti per il futuro con il suo Pablo e i due, dopo essersi abbandonati alla passione, affermeranno che quando Manuela si riprenderà, annunceranno ai loro cari il loro matrimonio. Il giorno seguente Begonia e Rosa saranno pronte a dare il cambio a Marta e Carolina e, giunta al capezzale di Manuela, si accingeranno a dare il colpo di grazia. Ma ecco la grande svolta, la governante aprirà gli occhi e si sveglierà. E ci chiediamo, Rosa e sua madre la uccideranno lo stesso? Manuela si salverà? I prossimi spoiler chiariranno questi e altri dubbi. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.